Avrei voluto dedicarti una canzone con le parole della televisione. Tutti quei fiori e quei discorsi. Ai nostri, come dire, vicini, corregionali, vicini di paese, e anche da parte di chi è emiliano, romagnolo di adozione, credo sia un piacere dare un sostegno a questa stupenda regione, che credo sia in qualche modo il cuore della produttività d'Italia. Molti sono stati colpiti dal sisma, attività produttive, piccoli negozi commerciali, la gente comune non per comodo anche di confrontarci successivamente, e che ha messo in campo quest'estate delle iniziative importanti. Non mi dilungo ancora, vi lascio mangiare, tante sorprese ci saranno ancora da qui ad andare avanti. Intanto buon appetito e grazie di nuovo. Noi saremo presenti anche nel tempo ad andare avanti sulle zone colpite. E niente, io volevo solo approfittare anche per richiamare la vostra attenzione sul corso che inizierà il 2 di ottobre per diventare vicino alla sede della Croce Rossa, per almeno giusto per ascoltare la presentazione, poi dopo deciderete voi. Io passo la parola a Over, che sicuramente ha qualcosa di più da dirvi. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, io direi che l'applauso più bello è da fare alla signora Barbara, sindaco di Reggiolo, che ci ha onorato della sua presenza.
Allora io rappresento le parole da dire, devo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha lasciato fare tre serate dove abbiamo chiamato una manta che starà, perché chiamarla festa ci sembrava prendere in giro la gente che purtroppo da un momento all'altro si è vista crollare il mondo alle spalle. Ringrazio tutte le associazioni di volontariato di Castellarano che ci hanno dato una mano. L'abbiamo organizzata in poco tempo, però direi che è andata, io sono rimasto contento. Abbiamo 8.248,50 euro che abbiamo diviso, una parte doveva finire. Grazie di nuovo a tutti. Noi abbiamo deciso di partecipare dal nostro punto alla ricostruzione della scuola di Reggiolo, perché è una cosa molto importante. Grazie. Buonasera, io mi parlo a nome della Proloco di Castellarano, che come tutte poi penso le Proloco italiane sono sensibili al volontariato e a fare sempre qualcosa per gli altri. In questo caso anche noi abbiamo contribuito nel nostro piccolo per dando strutture e altre cose per a sostegno appunto di questo. Ci sono, quindi ringrazio i volontari, qualcuno della Proloco che è qua anche stasera, che comunque ha collaborato con noi per questo. Io non ci riesco a fare un altro discorso improvvisato, quindi lascio al Massimo. Grazie a tutti. Tanto vi ringraziamo non solo a nome dei cittadini di Reggiolo, ma poi avrà modo anche il sindaco Bernardelli di farlo, a nome della comunità di Castellarano per l'apporto che ci date. Grazie. Reggiolo, alla quale ringraziamo per la partecipazione, e il sindaco di Castellarano Gianluca Rini. Anch'io a nome di tutta la comunità, tutti i presenti, sono sia doveroso a loro, alla cucina, a tutti i cavalieri, a tutti quelli che ci hanno reso possibile stare insieme questa sera, che sono sempre sensibili quando ci sono iniziative di questo tipo. Ringrazio anch'io davvero tutte le associazioni che sono presenti, che prima hanno parlato, perché davvero sono state tante le iniziative fatte a Castellarano sul tema del terremoto. Molte di queste le abbiamo finalizzate a raccogliere risorse per Reggiolo, per la scuola e il mondo degli amici, ma ci sono state anche tante altre iniziative. Penso alla prima che è stata fatta a Cadiroggio, una cena con anche lì quasi 300 persone. Alle vostre comunità, ai sindaci, di poter vedere e inaugurare quello che è il risultato ottenuto con la vostra disponibilità e con le vostre donazioni. Intanto a nome di tutta la comunità reggiolese vi ringrazio tanto, ringrazio anche tutte le associazioni di volontariato, perché guardate, mai come in una situazione così difficile come quella che abbiamo dovuto a quella di Reggiolo. E quindi da Zelig il nostro Marco Politi. Scelgo perché ha una certa energia, io devo capire se te ha una certa energia, se no non posso fare il gioco.
un gioco va buttato, ma tanto sareste andato dopo, nel senso, comunque ti metti qua, vedi, al centro il palco è tutto tuo, Gianluca, grandissimo Gianluca, vuoi toglierti la giacca? No, io te guardo sempre avanti, qualsiasi cosa succeda. E non ti preoccupare, lascia fare il professionista. Scusate, ma devo approfittare di questa cosa, non tutti i giorni ho un sindaco sul palco. Allarga le braccia, guarda. Vedi i gabbiani volare? Gianluca, Gianluca, lo senti? Il Titanic. Guarda le ore del mare che ci abbracciano. Guarda il piscio dei gabbiani. Gianluca, lo senti l'iceberg? Scusa Gianluca, ho dovuto approfittare di questo. Sai che non stai niente male? Attenzione. Ladies and gentlemen, the bull. Ricordiamo anche Marco Rosanna che è il produttore di Zelig, che non è riuscito a fare tutto.